quanto è buono il cetriolo! Questa è, devo dire, forse una delle verdure più fresche per me. E io lo adoro. Ho già fatto una ricetta l'anno scorso dello tzatziki, una ricetta che faccio veramente spesso. Per chi volesse andare a dare un'occhiata, vi lascio il link. C'è anche una buona ricetta tedesca dell'insalata ai cetrioli che magari proporrò ad agosto, ma adesso terza puntata della serie, la serie Spa Kitchen di tre ricette facili e veloci, andiamo in Asia, che propone il cetriolo in maniera anche divertente, che dipende un po' dal taglio, ed è una sorta di insalata, ma può essere anche un contorno fresco. E se volete provarci, potete anche tentare di mangiarli con le bacchette. Andiamo! Cetriolo ist angesagt. Per questa ricetta abbiamo bisogno delle bacchettine e un coltello ben affilato. Laviamo i nostri cetrioli. Tagliamo via le estremità e posizioniamo i bastoncini ai lati del cetriolo. Questo fa sì che il coltello non vada in giù fino in fondo. Iniziamo a tagliare, stando un po' attenti che i bastoncini siano sempre lì. E appena tagliamo il primo lato, poi giriamo il cetriolo dall'altra parte e facciamo dei tagli un po' laterali. E voilà, guardate, la magia è fatta. Abbiamo questo serpente di cetriolo che ora poi andremo a condire. La prima cosa che faremo è quella di cospargere il cetriolo con del sale, così che esca fuori l'acqua che poi andremo a eliminare prima di condire il cetriolo. È il momento della salsa. Troverete come sempre le giuste dosi in descrizione cliccando sul titolo di questo video. Se vi piace l'aglio, aggiungetelo, lo tagliate finemente e lo mettete alla fine. Cospargiamo con questa salsina il nostro cetriolo e lasciamo poi in frigo per un po'. Si mantiene molto bene chiuso per 4-5 giorni da mangiare con del riso bianco, come insalata o contorno.